Le aziende che aderiscono alla Carta dei Principi per la Sostenibilità assumono gli impegni indicati come parte integrante della loro attività quotidiana. Il documento nasce guardando l'appuntamento della Conferenza sullo Sviluppo Sostenibile, chiamata anche Rio+20, che riprenderà il percorso iniziato 20 anni prima per individuare un nuovo assetto per la salvaguardia dell'ambiente. Noi siamo convinti che siano principi che valga la pena di accogliere e far diventare propri in azienda, perché paga, perché un'azienda che li segue acquista in competitività, acquista in consapevolezza dai propri dipendenti di dover innovare nella logica dello sviluppo sostenibile e permette all'azienda di trovare maggiori occasioni di crescita. La risposta che abbiamo già avuto è interessante. Noi abbiamo già ormai 160 aziende che hanno adottato la carta in poco più di 2 settimane, contiamo di arrivare a 1000 aziende per fine giugno. A Solombardo ha organizzato un incontro per coinvolgere le imprese in questa iniziativa ambientale per promuovere l'economia verde, impegno già assunto dall'associazione con il Green Economy Network. Nel nostro territorio si è sviluppata, direi forse in anticipo rispetto ad altre aree del paese, una sensibilità dell'imprenditoria sui temi della sostenibilità, intesa naturalmente da una parte come adesione a una dimensione culturale che si preoccupa dell'impatto sull'ambiente, ma sono queste sono cose ormai interiorizzate, ma anche come opportunità di business. Io, che peraltro presiedo una grande società che opera soprattutto all'estero, e ci rendiamo conto peraltro che per le imprese italiane è un'ulteriore occasione di avere un vantaggio competitivo. Sentiamo la testimonianza di una grossa azienda che opera nel settore dei trasporti, Ferrovie dello Stato, come opera sul fronte della sostenibilità ambientale. Sono numerose le iniziative in questo senso, dal treno verde, un treno con carrozze dedicate al tema ambientale e alla mobilità sostenibile, nel quale viene spiegato qual è il vantaggio del treno rispetto alle altre modalità di trasporto. Quindi sono evidenziate per esempio le emissioni di anidride carbonica che si hanno viaggiando in treno rispetto a un viaggio in auto e rispetto a un viaggio in aereo. Un'ultima che è partita proprio a marzo è la stampa di tutti i biglietti ferroviari di Trenitalia su carta FSC. La carta FSC è una carta certificata da un istituto, un'organizzazione non governativa no profit molto autorevole, la più importante al mondo in questo senso, che garantisce che le foreste che vengono utilizzate per la produzione di questa carta siano gestite in maniera responsabile e sostenibile dal punto di vista ambientale. All'evento hanno partecipato sia imprese che hanno già sottoscritto la Carta dei Principi, sia chi invece è interessato a farlo, la voce di alcune aziende. Noi abbiamo aderito perché riteniamo che questa carta sia un ottimo criterio per impegnarsi oltretutto a tutto quello che riguarda l'ambiente. Noi Nuncas siamo un'azienda molto attenta, lo dimostriamo sia con l'attenzione negli stabilimenti che creiamo. Abbiamo creato il primo stabilimento italiano autosufficiente dal punto di vista energetico. Poi siamo molto attenti con i nostri prodotti, con la formulazione chimica che è molto precisa, molto di alta qualità e molto concentrata, in modo da usare poco prodotto, e poco prodotto vuol dire poco inquinamento. E poi con l'uso di materiali di imballaggio riciclati o facilmente riciclabili. Siamo partiti, diciamo, con la nostra esperienza sull'ambiente e sviluppo sostenibile lavorando all'estero a livello europeo con associazioni europee di categoria, e abbiamo poi costituito la nostra società di consulenza proprio per dare supporto anche alle piccole e medie imprese italiane, per le quali lo sviluppo sostenibile diventerà sempre più importante nei prossimi anni, nel loro percorso, quindi accompagnandole nelle scelte, nei contenuti e nella comunicazione di quelli che sono il loro approccio allo sviluppo sostenibile e all'ambiente. Quali sono le iniziative nello specifico che l'azienda mette in atto? La prima risale a qualche anno fa, è l'adesione al programma di Federchimica Responsible Care, quindi un programma volontario che tende al miglioramento continuo sia per la parte sicurezza sia per la parte ambientale. E recentemente, quindi parlo di 3 anni fa, abbiamo certificato il nostro più grande sito produttivo ad Settala ai sensi della norma ambientale ISO 14001. E l'obiettivo è quello di andare a certificare comunque tutti i siti, sia a livello ambientale che di sicurezza.
Per quanto riguarda DAO c'è stato un impegno nel miglioramento ambientale da tanti anni. Già nel 1995 DAO definì a livello globale, impegnandosi pubblicamente, un set di obiettivi di miglioramento ambientale da raggiungere in 10 anni, quindi entro il 2005, e che sono stati imposti a ogni unità produttiva presente nel mondo. E successivamente, dopo questo primo traguardo, ha definito un secondo set di obiettivi ambientali che ha definito Sustainability Goals, quindi di sostenibilità, da raggiungere entro il 2015.